Buonasera e bentrovati a questo primo appuntamento con l'appello del candidato. 7 sere consecutivamente, a partire da oggi, in cui incontreremo i 7 candidati a sindaco per quanto riguarda il rinnovo dell'amministrazione comunale di Teramo. Prima di presentarvi l'ospite di questa prima puntata, vi presento i colleghi che con me rivolgeranno le domande al candidato, partendo dalla collega di City Rumors, Ania Cantagalli, che ringrazio per essere Grazie a intervenuta. voi, ciao Alfredo, salve a tutti. E poi una nostra collega di redazione di TV6, Tania Bonici Castelli. Buonasera, ragazzi, ciao. Tania. E poi ancora un altro quotidiano, un quotidiano prettamente teramano, La Città, con Patrizia Lombardi, che ringrazio. Grazie a voi, buonasera a tutti. E allora possiamo scoprire chi è il nostro ospite, facendo entrare il candidato Giovanni Cavallari. Buonasera. Buonasera, grazie. Allora, adesso, prima di cominciare con le nostre domande, andiamo a vedere chi è Giovanni Cavallari nel ritratto fatto per noi proprio da Tania Bonici Castelli. Giovanni Cavallari, detto per tutti, ma proprio tutti Johnny, è un teramano doc. 51 anni, fisico atletico e sostituto direttore antincendio dei Vigili del Fuoco di Teramo. Un pompiere, come dicono i più piccoli, un mestiere eroico, il più ambito da ogni bambino del mondo. Johnny si è diplomato all'Istituto Tecnico per Geometri ed ha trascorso una vita tra lavoro, famiglia, impegno sociale e passione per lo sport. È stato per molti anni arbitro di calcio ed è un provetto nuotatore. Del resto, il lavoro che fa gli impone non solo una forma fisica perfetta, ma anche equilibrio, riflessione, concentrazione, doti indispensabili per chi come lui deve gestire quotidianamente le emergenze. E la provincia di Teramo di emergenze ne ha avute parecchie in questi ultimi anni. Sposato con Antonella, ha 2 figlie di 10 e 12 anni. Spesso a casa è lui a cucinare e ama sperimentare piatti creativi che sottopone al giudizio degli amici. Un mago del flambé, il colmo per un vigile del fuoco. Oltre alla cucina, Johnny adora leggere. A tradimento gli abbiamo chiesto qual è l'ultimo libro letto. Le 3 del mattino di Gianrico Carofiglio, ha risposto sincero. Ma ora veniamo al suo impegno politico. Per molti anni ha militato nelle fila del Partito Democratico ed è stato fino al 2014 capogruppo del PD in Consiglio Comunale. Giovanni Cavallari era il naturale candidato sindaco Dem per le elezioni amministrative di allora. Ma proprio quando tutto sembrava certo, Johnny decide di fare un passo indietro. Rinuncia a candidarsi come primo cittadino di Teramo, annuncia la sua fuoriuscita dal Partito Democratico e si ritira dalla vita politica. Che cosa sia successo, Cavallari non l'ha mai detto in maniera esplicita. Il sospetto che ci siano stati veti incrociati su di lui all'interno del partito. Oggi, dopo 4 anni di assenza dalla vita politica cittadina, cosa lo ha convinto a lasciare il suo buon ritiro? La risposta di Johnny è ancora sincera. La sconfortante situazione in cui versa la mia amata Teramo mi ha costretto di nuovo in campo come candidato sindaco di una lista civica. E quando lo presenta il suo progetto civico, la gente arriva a frotte e lui quasi non ci crede. E allora prende il microfono, casualmente anni 50, e mostra con orgoglio il simbolo grafico della lista. Sullo sfondo il teatro romano come emblema dei fallimenti dell'amministrazione di centrodestra e lo slogan Bella Teramo. Johnny, perché Bella Teramo? Perché mi ricorda Bella Ciao. Dunque, questo era il ritratto di Giovanni Cavallari. Le è piaciuto? Ci si ritrova? Complimenti, complimenti. Molto bello, molto bello. Vuole aggiungere qualcosa a quello che ha detto Tania nel No, credo servizio? che abbia ripercorso un po' tutta la mia vita, anche il periodo dell'arbitraggio che mi ha visto, diciamo, calcare campi importanti a livello nazionale, per cui voglio dire, no, diciamo, è stato ripercorso tutta la mia vita. Allora, iniziamo subito il giro delle domande. Io partirei nell'ordine inverso rispetto a quello di presentazione e dunque da Patrizia Lombardi. Qual è la prima domanda per il candidato? Partiamo soft, va bene? Allora, lei è stato
capogruppo del PD in Consiglio Comunale. Anche Gian Guido D'Alberto è stato capogruppo del PD in Consiglio Comunale. Lei a un certo punto è uscito dal PD, anche D'Alberto ha fatto lo stesso. Lei si presenta in uno schieramento civico di area centrosinistra, anche D'Alberto ha fatto lo stesso. Lei si propone come antitetico al discusso modello termo, anche D'Alberto ha fatto lo stesso. Per quale motivo, anche a delle affinità, se vogliamo in alcuni casi anche caratteriali, ispirate tutti e due molta fiducia, persone per bene nell'accezione più alta del termine, perché che cosa dovrebbe spingere a votare per esempio lei piuttosto che Cavallari? E poi, qual è quel valore aggiunto che lei può dare, la sua candidatura può dare in un parterre di 7 candidati? Rispondo molto francamente, il percorso è stato, tecnicamente potrebbe sembrare molto simile, in realtà è stato diverso. Io sono uscito dal Partito Democratico per un motivo semplicissimo, perché i veti che mi venivano posti, anziché partire da Teramo, partivano da fuori Teramo, forse anche da Pescara. E la motivazione per cui ho ritenuto di dover lasciare la politica è perché pensavo che un candidato di centrosinistra, una persona moderata, anziché dover rappresentare i poteri forti di una città, dovesse rappresentare i cittadini comuni. In quel caso ritenni, diciamo, in un contesto di una politica che vede sempre non voler lasciare il posto, non voler lasciare mai la sedia, di fare tutt'altro percorso, non solo di lasciare l'incarico di capogruppo e anche la richiesta del Partito Democratico di candidarmi a sindaco, ma anche quello di abbandonare la politica, perché ritenni che quell'atteggiamento potesse servire a far capire a delle persone che in quel caso non volevano capire la differenza che c'era tra me e qualsiasi altro candidato. Oltretutto, a quell'epoca venivamo da una candidatura precedente di un candidato monarchico e liberale nel centro-sinistra, per cui ritenevo necessario dover approcciare una coalizione di centro-sinistra, di chiaro centro-sinistra. La concomitanza con le elezioni regionali e la vicinanza di alcuni esponenti del Partito Democratico di Teramo all'attuale presidente della regione probabilmente hanno fatto sì che il mio nome venisse, la mia candidatura venisse ostacolata. In questo caso successivamente si è verificata la stessa cosa, perché circa 2 anni e mezzo fa, esponenti di rilievo del Partito Democratico sono venuti a supplicarmi di ripercorrere nuovamente questa attività, quindi di ricandidarmi e di rimettermi a disposizione della città. Con lo stesso percorso e con lo stesso film già visto, possiamo dire, abbiamo avuto lo stesso identico problema, che si è concluso poi con una sorta di consultarie, definiamola così, senza che ci fosse da parte degli iscritti neanche un programma politico da poter esaminare. Quindi si è votato sulla base, non so se dell'altezza, del peso, del colore dei capelli, degli occhi o di che cosa, per decidere a chi dare l'appoggio del Partito Democratico. Ritengo che successivamente a questa esperienza così, simpatica e anche folcloristica, un po' surreale, ritengo che sia stata la scelta migliore, perché portare su di sé il fardello di una politica regionale che vede protagonista l'attuale presidente della regione e il Partito Democratico in questa città sia non un plusvalore, ma forse poteva essere una zavorra. Per cui ritengo, sono veramente felice di questo mancato appoggio, fermo restando che delle persone che sono andate alle consultarie, dei 101 che mi hanno sostenuto, o dei 180 che hanno sostenuto il candidato D'Alberto, hanno votato solamente il 40% degli aventi diritto, e del 40% solamente il 57% ha votato il candidato D'Alberto. Per cui ritengo che il 4 marzo possa rappresentare veramente un passaggio importante della politica, cioè la fine della partitocrazia e l'inizio forse di un civismo vero. Nessuno può affermare di essere civico quando ha all'interno partiti come il Partito Democratico o quantomeno rappresentanti del Liberi e Uguali. L'altra sera c'è stata una presentazione del Presidente della Toscana che ha visto sostenere la candidatura di D'Alberto, che continua a professarsi civico, ma in realtà è una candidatura politica e partitica.
Tania. Nel suo logo campeggia l'immagine del teatro romano, proprio come emblema, secondo lei, del malgoverno di queste passate amministrazioni di centrodestra. Ma se lei fosse stato al posto di Brucchi, cosa avrebbe fatto di più e di diverso per recuperare magari questo monumento che è il più importante della nostra città, ma io la dico in una sola parola, per recuperare la cultura in questa città? Ma guardi, bastava pochissimo. Innanzitutto è una delle poche opere che ha dei fondi già stanziati sia dalla Fondazione Tercas che dallo Stato, per cui tecnicamente bisognava impegnarli, bisognava far partecipare la città nelle scelte, condividere le scelte di questo percorso di recupero del teatro romano. Il concetto fondamentale è che la politica ancora una volta ha dimostrato veramente il suo fallimento. Io ritengo che con la nostra azione politica, con il mio successivamente al 10 di giugno, sicuramente daremo un'inversione di tendenza e ci sarà veramente un'accelerazione sotto il profilo, ripartendo da quella delibera di Consiglio Comunale che prevedeva ovviamente quelle superfetazioni che si trovano, quei palazzi che si trovano a ridosso del teatro romano, quindi la demolizione o quantomeno diciamo, la liberazione da parte di questi edifici. Da quello bisognava ripartire e successivamente bisogna condividere un progetto insieme alle associazioni culturali e non solo associazioni culturali, però il concetto fondamentale della cultura teramana passa attraverso proprio una concezione di ognuno di noi. Il teramano non può parcheggiare la macchina a ridosso del teatro comunale, cioè tutte le nostre opere culturali sono praticamente perimetrate da autovetture, da passaggio di mezzi, cose così. L'altro giorno nella mia sede politica è entrata una turista inglese che mi ha detto, dice, è veramente una cosa, non si può vedere un atteggiamento così offensivo della cultura in una città così bella che potrebbe vivere anche, che potrebbe rilanciare anche sotto il livello economico e culturale il commercio teramano e non solo il commercio teramano. Ecco, io resterei su queste ultime affermazioni. Qual è la sua idea di rilancio della cultura? Cioè, da dove partire? Allora, bisogna partire innanzitutto da una concezione diversa della cultura teramana. C'è stato forse una primavera, c'è stato un modello Teramo sotto il profilo culturale che è durato una primavera, una stagione. Dopodiché, come tutti i modelli che abbiamo vissuto a Teramo, sono falliti. Tecnicamente non c'è... partendo dal mosaico del Leone, partendo agli scavi romani, partendo dal teatro romano, non c'è a livello cittadino proprio la capacità di far diventare un volano la cultura sotto il profilo turistico, commerciale e non solo. Immaginate che potrebbe bastare anche formare delle guide turistiche, anche con dei pensionati, tipo ex professori di scuola, come si fa in tutte le città, però bisogna ovviamente avere una concezione del rilancio a livello culturale, che non può essere quella solamente dello spot o solamente della dichiarazione. Bisogna veramente, innanzitutto, anche con le scuole, anche con l'università, cercare di mettere a sistema un meccanismo che possa portare, potremmo sfruttare la facoltà di dove ci troviamo qui, di scienze, che potrebbe aiutarci a vedere come elevare le nostre opere sotto il profilo culturale e quant'altro. Quindi secondo me manca, è stata una cecità da parte dei vecchi amministratori, delle vecchie giunte che non hanno saputo sfruttare questa opportunità. Ania Cantagalli, a te. Dopo la querelle anni fa con il Partito Democratico è un po' scomparso, almeno dal punto di vista dell'ambito politico. Poi si ripresenta, fa una bella presentazione con tanta gente, presentazione della sede con tanta gente. È rimasto sorpreso dalla partecipazione popolare dopo tutti questi anni e la richiesta che finora si è più sentito fare. Assolutamente, i cittadini mi sono veramente vicini e mi danno ogni giorno forza nel continuare a percorrere questa strada. E devo dire una cosa, che nei 4 anni in cui sono stato lontano dalla politica, c'è un concetto proprio sbagliato, cioè spesso e volentieri alcuni mi rimproverano questo allontanamento, ma si è cittadini, si può fare politica anche da cittadino. Forse tutti i politici che stanno da troppo tempo impegnati in politica dovrebbero staccare la propria attività politica per tornare a vivere le problematiche del cittadino comune, stare in mezzo alla gente. Io sono stato in mezzo alla gente e ho potuto valutare sia
l'attività amministrativa della maggioranza e sia l'attività amministrativa della minoranza. Devo dire che Teramo non è che è fallita perché la minoranza ha fatto chissà che cosa, ma è stata la stessa maggioranza, lo stesso partito politico di Forza Italia ha determinato la sconfitta amministrativa e anche poi la caduta del sindaco Brucchi. Quindi voglio dire, lo stare lontano dalla politica forse servirebbe a tanti soggetti, a tante persone che stanno da troppo tempo impegnati in politica per tornare a vivere le problematiche dei cittadini e per tornare veramente poi forti di una consapevolezza che oggi non hanno, perché veramente quando si sta da troppo tempo all'interno di meccanismi amministrativi, politici e quant'altro, si perde la cognizione con la gente, si perde la cognizione con le problematiche e non si è lucidi nel poterlo esaminare. Allora, adesso rimanendo nei temi strettamente politici, siccome siamo all'università e non vi ho detto che ci sono due osservatori che hanno lavorato per questi incontri con i candidati a sindaco, uno per scienze politiche e l'altro per scienze della comunicazione, allora andiamo a vedere il lavoro che hanno fatto gli studenti di scienze politiche sul programma di Bella Teramo. Vediamo. La storia personale e politica di Giovanni Cavallari può essere illustrata in termini piuttosto semplici. Impegno verso il prossimo e la cosa pubblica, attenzione alle vicende sociali e politiche della città, volontà di lavorare per il bene comune. 4 anni fa, come lui stesso ha dichiarato più volte, è sceso dal carro dei vincitori proprio quando il PD rottamatore di Matteo Renzi otteneva il 40% dei consensi, lasciando contemporaneamente la militanza attiva. Per la Teramo ferita e martoriata da scelte sbagliate e dalla forza della natura, il progetto civico di Bella Teramo indica una strada per reagire e invertire la tendenza e per riportare la città al centro della scena politico-economica regionale. Una via certamente in salita che passa attraverso 3 punti cardine: trasparenza nella gestione finanziaria del comune, integrazione degli abitanti nel contesto cittadino anche dei quartieri periferici, sostegno alle categorie più deboli. Il programma di Bella Teramo quindi guarda anche i giovani mediante un sistema di relazioni tra università, ricerca e aziende e la valorizzazione del mondo associazionistico. È forte anche la presa di posizione sulla burocrazia legata alla ricostruzione, oltre all'attenzione all'ambiente, a partire dalla razionalizzazione dell'intero sistema di raccolta dei rifiuti, nell'ottica di una riduzione progressiva dei costi e delle tasse per gli utenti. Altro punto caro a Cavallari è quello della difesa della sanità, che passa per il rilancio del polo ospedaliero contro il rischio di declassamento. Sul fronte della programmazione della città che sarà, c'è poi l'avvio di un rapporto dialettico e progettuale con l'università e gli altri centri di ricerca presenti sul territorio e una programmazione urbanistica che tenga conto delle esigenze del cittadino all'interno di percorsi rafforzati di democrazia partecipata. Giovanni Cavallari si dice pronto ad affrontare questo impegno di grande responsabilità con coraggio e determinazione. Per farlo metterà a disposizione la sua esperienza, la sua passione e la sua volontà per realizzare un programma che è tutto racchiuso nel nome della sua lista, Bella Teramo. E dunque questa era la scheda realizzata dall'Osservatorio di Scienze Politiche. Cavallari, insomma, fare il sindaco in questo periodo non è certamente semplice, si è sempre in prima fila, si sente davvero pronto nel caso in cui i cittadini teramani le dovessero accordare questa fiducia? Certo che sì, è un impegno sicuramente anche da far tremare i polsi sotto il profilo delle responsabilità e così, ma io sono abituato per lavoro a sfide veramente anche più importanti. Ritengo che a livello anche culturale, a livello personale, le esperienze della mia vita, del mio lavoro, mi portano a vedere la cosa con un'ottica un po' diversa. Ritengo però necessario che bisogna invertire la tendenza in questo comune perché bisogna normalizzare la macchina amministrativa, dobbiamo riportare il sistema, il concetto non della legalità perché non ce ne sia, ma bisogna portare il concetto della trasparenza, della metodologia, della partecipazione, del coinvolgimento del cittadino, quindi veramente invertire una tendenza rendendo il palazzo comunale un palazzo trasparente nel vero senso della parola. In tanti lo hanno definito così anche in passato, ma in realtà non lo è stato.
La partecipazione deve essere sotto tutti i profili, dal bilancio a qualsiasi altra cosa. Non è più possibile pensare a un'amministrazione che fa, che contrae, non contrae convenzioni sulla raccolta dei rifiuti o che fa che sulle convenzioni in atto non ci siano delle verifiche, non ci siano dei controlli. Tutto questo determina poi uno scollamento tra il cittadino e la politica e quindi ovviamente nasce questo concetto di antipolitica che porta verso movimenti che non ci appartengono. Noi siamo in grado, io con la mia lista libera da partiti politici, libera da qualsiasi condizionamento, diciamo, di poteri forti e quant'altro, sono convinto che possiamo veramente invertire la tendenza e non dovremmo metterci seduti con nessuno, ma dovremmo semplicemente trovare una quadratura all'interno del gruppo consigliare, all'interno della maggioranza che sarà determinata dalla mia lista. E poi ovviamente tanto lavoro e tanta dedizione e veramente tanto impegno. Sono convinto che Teramo ne avrà dei vantaggi, sono convinto che i cittadini capiranno e sono convinto pure che questo sentimento che pervade tutta la collettività, questa tristezza nel vedere il decoro che non esiste, nel vedere le manutenzioni che non si fanno, nell'assistere passivamente al declino di questa città, porterà i cittadini veramente in modo convinto a sostenere il nostro progetto rispetto a progetti che sono semplicemente delle riproposizioni rispetto al passato o sono degli aggregati, dei miscugli di soggetti che tecnicamente difficilmente potranno poi coesistere insieme. Allora io tornerei dalle mie colleghe questo parterre tutto rosa, ripartendo da Patrizia Lombardi della città. Visto che siamo all'università, tocchiamo un tasto, giochiamo un po' in casa. Se ci fosse l'ipotesi di poter in qualche modo recuperare 10 milioni di euro di fondi Masterplan legati alla realizzazione della famosa funivia, lei, qualora le urne la premiassero, la riprenderebbe in considerazione oppure no? E poi, non sarebbe il caso di mettere sul tavolo anche una rivisitazione con il gestore per cercare di collegare, ci ha pensato per cercare di collegare per esempio la facoltà del polo di veterinaria con, meglio con il centro storico, non più con il servizio extraurbano ma con quello urbano, non dico arrivare fin quassù, però insomma. Credo che se potessimo recuperare i 10 milioni di euro del Masterplan sicuramente quel progetto non l'abbandonerei così come è stato fatto e sicuramente andrei a valutare, diciamo, le peculiarità in positivo e in negativo, fermo restando che quei soldi non dovevano andare perduti e Teramo e l'amministrazione comunale avrebbero dovuto fare di tutto per evitare che questi soldi andassero a finire in altre province. Ritengo però necessario fare due considerazioni. La prima, sotto il profilo dei trasporti, nel mio programma politico ho inserito una cosa che credo gli altri colleghi non abbiano inserito, cioè il biglietto unico integrato. È un'esperienza che già funziona nel Chietino Pescarese con tanti comuni che hanno aderito, quindi c'è una possibilità di integrare il sistema di trasporto locale con un sistema di trasporto extraurbano, sia gomma che ferro, attraverso il pagamento del biglietto del trasporto urbano. Quindi che cosa capita nel Chietino e Pescarese? Che fino a 40 km di distanza si possono utilizzare i mezzi extraurbani come se fossero dei mezzi urbani. Quindi si arriva in città, si scende dal mezzo extraurbano e si sale sull'urbano senza pagare nuovamente il biglietto, cosa che da noi non capita. Se noi mettessimo solamente a sistema questa possibilità, potremmo garantire a tutti i territori della nostra provincia, a tutte le frazioni, attraverso questo biglietto integrato, la possibilità di spendere molto di meno rispetto a quello che spendono oggi. Immaginiamo che il biglietto da Giulianova a Teramo, che sono solamente 25 km, costa circa 3 euro e qualcosa, 2,70 euro mi sembra di ricordare. Comunque risparmieremmo rispetto all'attuale gestione. Prima cosa. Seconda cosa, lei si ricorderà in Consiglio Comunale quante volte ho chiesto che bisognava rifare la gara per il trasporto pubblico locale. Invece è stata sempre prorogata e adesso per fortuna nel 2019 bisognerà andare a gara. Fare una nuova gara significa, se fatta bene, fatta in modo ovviamente trasparente, che il servizio migliorerà.
e probabilmente abbasseremo anche i costi. Quindi mettendo a sistema più cose, probabilmente riusciamo a trovare dei benefici. Per quanto riguarda l'attuale sistema di trasporto urbano per la Facoltà di Scienze Politiche e di Giurisprudenza, è veramente vergognoso. Il quartiere di Colle Parco, spesso e volentieri, in questo periodo abbiamo sentito dal comitato di quartiere un po' a tutti i cittadini, ci dicono che in alcune fasce orarie, vista la presenza degli studenti, non si riesce proprio ad utilizzare il sistema di trasporto urbano. Quindi, anche sotto questo profilo, trovare veramente la possibilità di dialogo con l'università, cioè veramente inserirsi in un meccanismo di partecipazione anche nella gestione della cosa pubblica. L'università deve rappresentare un volano per la città, deve rappresentare veramente qualcosa da mettere a sistema. Mettere a sistema le facoltà, i corsi di laurea, recuperare l'ex manicomio con il corso di laurea del DAMS e così, già ci porta in una condizione veramente di recuperare un contenitore vuoto da tantissimi anni che probabilmente lo andremo a rivitalizzare. Quindi il sistema, l'università va integrato anche con l'agro biologico cittadino, con le industrie che abbiamo sul nostro territorio, cioè mettere tutti, anche l'istituto zooprofilattico insieme alla facoltà di veterinaria e quant'altro potrebbe in qualche modo diventare un volano per l'economia di questa città e non solo per l'economia di questa città. Quindi l'università deve rappresentare veramente un interlocutore principe, ma non come una dichiarazione, come uno spot, ma veramente deve diventare un interlocutore. E quindi a questo punto sicuramente noi con il nostro progetto andremo sicuramente a instaurare un tavolo permanente con l'università veramente per trovare ogni giorno delle risposte da dare all'università e non solo ai ragazzi che la frequentano. Tania. Lei in questi giorni di campagna elettorale ha voluto visitare i luoghi cittadini più degradati, no? Il centro sportivo d'Acqua Viva, ho visto, la piazzetta del Sole, le periferie. Però il degrado maggiore a Teramo è rappresentato dalle strade, che sono praticamente dalla viabilità intorno a Teramo, penso a Carapollo, penso a quel guado illegittimo, mortale. Lei come pensa? Lei ha un piano economico per poter intervenire e recuperare tutto questo? Diciamo che il piano economico sicuramente non ce l'ha nessuno, perché entrando in comune chiunque entrerà troverà 18 milioni di euro di anticipo di cassa, per cui sarà una situazione disastrata sotto il profilo economico e finanziario. Sicuramente la normalizzazione della macchina amministrativa, invertire la tendenza, significa sicuramente recuperare e cambiare, diciamo, una prassi consolidata. Per quanto riguarda le manutenzioni, dovremo ragionare per i primi anni sicuramente con un capitolo specifico da andare a finanziare anche attraverso la vendita di beni improduttivi del comune. Certo, non è cosa facile, dovremmo vendere, diciamo, le cose migliori del comune per poter pensare alle manutenzioni. Il concetto è quello di dire, attraverso l'efficientamento energetico, attraverso tutta una serie di operazioni, diciamo, di spending review vera, si potrebbe ragionare per trovare delle risorse. Andrà fatto un piano asfalti, andrà fatto proprio un piano Marshall per andare a recuperare per il decoro urbano e per le manutenzioni. Immaginate che nel nostro programma abbiamo inserito una piattaforma web che si chiama Decoro Urbano, che è esistente, che esiste già, che non dobbiamo neanche andare a realizzare, che è dove il cittadino potrebbe segnalare tutte le problematiche che trova nel territorio e il comune, attraverso questa piattaforma che già funziona in molte province e in molti comuni d'Italia, potrebbe immediatamente attivarsi per la risoluzione dei problemi, ovviamente cercando di fare necessità virtù, cioè laddove i problemi sono più importanti, cercando di fare una sorta di classificazione anche delle segnalazioni in ragione dello stato economico del comune, cioè chiunque dovesse entrare non può promettere ponti, non può promettere nulla, bisogna stare con i piedi per terra perché sarà veramente una cosa difficile invertire la tendenza. Ania. Lei prima parlava del declino della città, dei demeriti dell'ultima maggioranza, ma secondo lei qual è stato l'inizio della fine? Cioè se c'è stato un atto dell'ultima giunta Brucchi dal quale magari collocare il declino che poi vediamo evidente in città e magari se quell'atto lei lo avrebbe effettivamente fatto? L'essere ostaggio di gruppi politici, il sindaco deve fare il sindaco,
domani, quando sarò sindaco di questa città, non sarò il capocantiere, sarò il sindaco di questa città. Andrò a Roma, andrò in tutti i luoghi, anche alla Comunità Europea, per andare a determinare delle scelte per portare, diciamo, risorse economiche per il nostro territorio. Il sindaco Brucchi probabilmente si è reso protagonista, si è fatto ostaggio di una maggioranza che non lo vedeva essere maggioranza all'interno della maggioranza, per cui tecnicamente è stato più volte o sarà stato ricattato, il motivo per cui ha determinato poi l'epilogo, il suo epilogo. Cioè, Brucchi finisce il suo mandato nel momento in cui la maggioranza, determina la sua minoranza, e quindi io penso che l'errore più grande sia stato quello. La seconda cosa, questa necessità di dover continuamente fare promozione, fare dichiarazioni, dire faremo, diremo. Io sono per una comunicazione molto, sono per un profilo più da Gentiloni, non da Renzi, ecco. Allora, più sobrietà non è mai sbagliato. Comunicare le cose dopo che sono state fatte e non prima di farle, perché sicuramente i cittadini adesso non ne possono più di sentirsi dire faremo, diremo, saremo bravi a fare queste cose. Il teatro, quante cose sono state promesse, lassù, potrei enunciarne veramente tante di cose che non sono state realizzate e che sono rimaste nel libro dei sogni di questo centrodestra. Noi dobbiamo fare le cose che sappiamo fare e che possiamo fare, e dobbiamo dire che faremo ciò che veramente abbiamo realizzato, forse dopo che l'abbiamo realizzato, non prima di realizzarle. Dunque, adesso facciamo un altro break tra le domande, perché dobbiamo andare a vedere insieme la scheda che invece hanno preparato i ragazzi di Scienze della Comunicazione sulla comunicazione di Giovanni Cavallari e della sua lista. Vediamo. Una strada bianca e rossa, i colori della città, che taglia un campo verde e porta al Teatro Romano, uno dei luoghi simbolo dell'identità teramana. Tutta la campagna di Cavallari può dirsi racchiusa nel luogo della sua lista. Bella Teramo, un nome che può essere letto allo stesso tempo come una dichiarazione d'amore o un auspicio di rinascita. Due aspetti che non si escludono a vicenda e anzi, semmai, si sostengono l'uno con l'altro. E poi c'è quanto Johnny, come lo chiamano tutti, ha sostenuto in un'intervista. Il nome Bella Teramo l'ho scelto perché mi ricorda un po' Bella Ciao. L'immagine che è stata scelta per la campagna elettorale è una sola. Cavallari è elegante, in giacca e cravatta scure, ma rilassato. Leggermente chinato in avanti e sorridente, appare pronto all'ascolto. Un'immagine quindi tradizionale, ma non formale. Così come non è formale la scelta del formato dei manifesti per gli spazi elettorali comunali, lunghi il doppio del normale. Una scelta probabilmente dettata dall'assegnazione degli spazi, ma che garantisce visibilità. L'informalità e la predisposizione all'ascolto sono anche i tratti distintivi degli incontri con i potenziali elettori, che durante la fase iniziale della campagna si sono concentrati nei paesi, nelle frazioni e nei quartieri periferici. Tratti che rimangono ad una delle parole chiave scelte per la comunicazione social, ma presente anche nei santini, partecipazione attiva. Sul web Cavallari è presente con un sito istituzionale, semplice ma ben organizzato, funzionale ad informare militanti e potenziali elettori. Ha anche due pagine Facebook, una personale ed una istituzionale. Quella personale ha quasi 1000 amici, quindi un buon seguito, ed essendo aperta alle condivisioni è piuttosto vivace e dinamica, anche se spesso i contenuti vengono postati da altri utenti, in genere appartenenti alla lista. L'altra si limita a dare il calendario degli avvenimenti e a replicare i numerosi interventi nelle TV locali. C'è da dire che in entrambi i casi siamo di fronte a pagine molto giovani, con non più di un mese di vita, e forse con un tipo di comunicazione che non è particolarmente congeniale a Johnny, come sembra mostrare il tipo di interazione, attenta ma non di profondità. Anche in questo caso, insomma, pur essendo impostata in modo tradizionale, la sua campagna mostra elementi di modernità e, si potrebbe quasi dire, di sincerità, anche a costo di rompere gli schemi. Il video elettorale è un segnale significativo di questa tendenza, curato nelle immagini e nel montaggio, realizzati da Lorenzo Pallotta e costruito su una canzone di Marco Pediconi, che, nel descrivere lo stato d'animo della città, non si tira indietro di fronte ad un uso schietto delle parole. E se qualcuno lo considererà una caduta di stile, non si può dire certo che non colpisca l'attenzione dell'ascoltatore.
la città rinasce. Allora, qualche piccola critica, ma anche tanti aspetti positivi nella, insomma, c'è qualche spunto positivo. Critiche giuste. Sono stati buoni, diciamo, i nostri buonissimi studenti, grazie, di scienze della comunicazione che sono qui alle sue spalle. Io invece vorrei introdurre adesso il tema della ricostruzione, sì, che abbiamo in qualche maniera sfiorato nel corso della nostra chiacchierata. Insomma, anche qui è un impegno da far tremare i polsi, come ha detto lei prima. Io sulla ricostruzione oggi c'è stato un articolo di stampa del quotidiano La Città che mi ha veramente fatto arrabbiare. Oggi ho letto. Adesso faremo rispondere. No, nel senso come cittadino teramano, cioè oggi leggo dalla città che il numero dei tecnici dell'USR crescerà di circa il doppio. Cioè praticamente questa regione, questo governo regionale ha aspettato quasi 2 anni per poter potenziare un ufficio che sta passando, diciamo, sotto gli occhi di tutti come l'ufficio che non dà risposte e che ha trattato meno pratiche rispetto a tutti quanti gli altri. Cioè, mi sembra veramente una cosa incredibile, mi sembra una cosa anche offensiva rispetto al nostro territorio e mi sembra che quello che si è fatto oggi, come dico spesso rispetto ai miei colleghi che si stanno proponendo in questa candidatura, avrebbero potuto farlo prima nell'interesse di questa città. Il sisma rappresenta una ferita ancora aperta nei cittadini, ma veramente nell'intimo di ogni soggetto che ha subito dei danni. E potrebbe rappresentare, se gli amministratori fossero stati attenti e oculati sin dall'inizio, forse un volano per la ripartenza di questa città, sia sotto il profilo della ricostruzione, della sicurezza, ma sotto il profilo economico. Dopo 1 anno e mezzo, dopo 2 anni, scopriamo che si possono aumentare il numero dei tecnici e quindi tante più persone possono lavorare e tante più pratiche possono essere esaminate. Questo andava fatto prima. Questo è sicuramente una cosa da addebitare a un governo di centro-sinistra regionale, a guida ovviamente del Partito Democratico, che ha prodotto sicuramente un danno di questa portata. Patrizia Lombardi? Volevo tornare un attimo invece l'articolo, proprio... L'articolo era... Tranquillo. No, non avrei potuto magari spiegare meglio perché non avendolo scritto io, quindi... No, volevo chiedere, torniamo invece un pochettino più nella città. L'amministrazione Brucchi, il sindaco Brucchi, prima di lasciare aveva un po' tentennato sul secondo step dei lavori del corso, quelli che interesseranno Corso dei Michetti, corso, la parte finale del corso vecchio. Volevo chiedere, lei, qualora venisse eletto, manterrebbe la linea del sindaco che diceva probabilmente potremmo fare uno scavo di superficie leggero 20-30 centimetri per non inciampare tra virgolette nei sottoservizi e quindi in tutti i problemi che sono successi per Corso San Giorgio? Nascondere la polvere sotto il tappeto. Oppure no? Cosa no. farebbe? Allora, partiamo dal presupposto che il corso principale, che molte persone credono che sia un lavoro ultimato, non è ancora ultimato, perché sono previsti ancora i cestini che non sono stati messi, erano previste delle panchine che non sono state ancora installate, il raccordo con le strade laterali è una cosa indecente, qui si parla di barriere architettoniche, ci sono dei crateri e dei bacini lacustri ogni volta che piove. Quindi voglio dire, non si può parlare del secondo lotto se non finiamo veramente, se non mettiamo a posto il primo. Voglio ricordare a tutti i teramani che ogni qualvolta si verifica un'acquazzone alluvionale, il corso praticamente viene allagato e spesso e volentieri i commercianti si trovano veramente invasi anche dall'acqua piovana. Quindi è una cosa da dover correggere immediatamente, da verificare se quella capacità, se quelle feritoie che sono state lasciate per la raccolta delle acque superficiali sono in grado o non sono in grado in ragione dei mutamenti climatici che ci sono. Per quanto riguarda il secondo step, mi sembra, come al solito, che il sindaco faccia il capocantiere, non deve fare il capocantiere. Ci sono i tecnici e ci sono i dirigenti. Le modalità di realizzazione del secondo step dei lavori deve essere concordato, ma deve essere verificato e deve essere veramente controllato giorno per giorno, perché quello che si è verificato su Corso San Giorgio non si deve verificare su Corso dei Michetti e sulla restante parte dei lavori da eseguire.
il sindaco in questo modo, volendo modificare o dichiarando di voler modificare l'attuazione di quel progetto, probabilmente non si rende conto che se un progetto è stato vidimato, tecnicamente per modificarlo ci vogliono dei passaggi importanti. Quindi ritengo che il sindaco debba fare il sindaco e che il dirigente dell'ufficio tecnico faccia il dirigente, parlando con il progettista e con la ditta che deve realizzare, nella consapevolezza che ciò che è accaduto non si deve più verificare, perché ciò che è accaduto è stato un danno non solo per la città, perché è stato un danno anche per i commercianti e anche per il tessuto sociale della nostra. I cittadini teramani hanno perso anche la voglia di passeggiare sul corso per la lungaggine di questi lavori. Adesso riportare i cittadini in centro sarà sicuramente una cosa difficile rispetto a quello che poteva essere se il lavoro fosse stato eseguito in tempi celeri. Siamo quasi in conclusione, quindi chiedo a tutti di essere forse un po' più rapidi. Tania. Volevo farle una domanda sul ballottaggio, sulle sue alleanze, ma ho cambiato idea perché vedevo la faccia di questi ragazzi. Lo sa come chiamano i ragazzi Teramo? Tetramo. Perché dicono che è una città tristissima, che non ci sono spazi per loro, non ci sono eventi adeguati. Ecco, allora io le chiedo, ma lei come la sente dentro di sé la vocazione per questa città? E soprattutto cosa vorrebbe fare per loro? Ma ragazzi, noi dovremmo ascoltare di più loro, le loro esperienze, le loro esigenze, dovremmo mettere a servizio dell'amministrazione comunale tutte le loro esperienze e farne frutto, veramente creare qualcosa che possa servire a rilanciare anche sotto il profilo giovanile gli spazi della città. La cosa più importante, ritengo che sia una delle cose più importanti da fare, sia il cartellone unico degli eventi, perché questo rappresenterebbe per la città, non solo per la città, anche per la vocazione turistica che ha non solo teramana, ma anche diciamo sulla costa, per portare persone a far visitare questa nostra bellissima Teramo. L'altra cosa è che basterebbe una piattaforma web per informare nel periodo estivo, nel periodo delle manifestazioni più importanti, i cittadini e non solo i cittadini. Io sono convinto che la comunicazione sia la base della partecipazione. Le esigenze dei giovani sono diverse rispetto alle esigenze della mezza età o della terza età, però voglio dire, dobbiamo far coesistere le esigenze degli uni rispetto alle esigenze degli altri. Io in questi giorni abbiamo avuto modo di sentire tanti giovani e di fare insieme a loro una sintesi di quelle che possono essere le loro richieste e le loro motivazioni. Sicuramente ne farò tesoro, ho messo nella mia sede elettorale proprio una buca, un raccoglitore delle sollecitazioni dei cittadini, ma dei ragazzi più giovani, per cercare di avvicinarci laddove non ci riusciamo sotto il profilo del programma elettorale, di avvicinarci alle loro esigenze e alle loro necessità. Questo è un impegno che mi prendo, anche perché ritengo che i giovani sono la generazione del futuro, e se questi giovani non li facciamo innamorare della nostra città come siamo stati innamorati noi della nostra Teramo, probabilmente nei prossimi anni vedremo veramente un allontanamento da questa città. Domanda flash e risposta flash, Ania. Due. Se Alfredo non si arrabbia. Collegato un po' ai lavori di Corso San Giorgio, cosa pensa dell'attuale ZTL in centro storico, se bisogna eliminarla, modificarla, rivederla per agevolare i commercianti? E la seconda, con quale percentuale si vede sindaco di Teramo? Allora, sulla ZTL c'è una schizofrenia del centrodestra che mi ricorda veramente quando era ancora aperto l'ex manicomio cittadino. Nel senso che siamo passati dalle fioriere, siamo passati alla ZTL, a togliere la ZTL, adesso si parla di apertura in determinati orari, bisogna essere convinti di ciò che si fa e bisogna dare alla gente la tranquillità e la sicurezza degli atti amministrativi che vengono presi. La ZTL è qualcosa che secondo me non ne possiamo fare a meno, ma nel contempo dobbiamo agevolare la sosta in prossimità del centro. Ci sono degli spazi anche demaniali che potrebbero essere utilizzati a parcheggio e che sicuramente l'amministrazione comunale, non appena si insiederà, la nuova amministrazione comunale si insiederà, andrà sicuramente a trattare con il demanio per vedere di poterli utilizzare per facilitare. Altra cosa è ovviamente la sosta in centro va rivista, c'è questo progetto da parte, c'è stato questo bando di gara che vede anche la Tercop interessata
forse diciamo non in modo convinto, ma anzi sta subendo probabilmente questa operazione. Vedremo i risultati di questo bando di gara, ma sicuramente dovremo ragionare in termini diversi. Se dovessero essere i parcometri, dobbiamo ragionare che non si può parcheggiare per un minuto e poi pagare per i 30 minuti, così. Bisogna anche consentire alla gente di abbattere i costi per venire più diciamo volontariamente vicino al corso, vicino al centro di Teramo. Per quanto riguarda le percentuali, io sono convinto che noi saremo al ballottaggio, perché la nostra proposta è una proposta credibile, staccata dai partiti, libera da qualsiasi pressione, diciamo, di centri di potere e da qualsiasi legame che sia. Ritengo che la mia lista è composta da 32 persone, da 32 candidati veri, a differenza di tante liste che vedono, diciamo, dei candidati più riempitivi o di altri comuni che sono stati inseriti all'interno delle liste. Penso che la professionalità, la trasparenza dei miei candidati siano l'immagine del candidato sindaco, e tutti quanti insieme, quando andiamo in giro, troviamo veramente tanta vicinanza e tanto calore. Di questo ne sono convinto. Sono convinto che il risultato dopo il 10 giugno sarà un risultato sbalorditivo che molti veramente non si sarebbero aspettati. Allora io invito Giovanni Cavallari ad alzarsi e a venire a pescare una delle domande che hanno fatto i nostri ragazzi, così le farò rispondere a questa domanda. Naturalmente le chiedo di essere molto breve. La domanda è questa: come mai ha scelto tra i tanti monumenti l'anfiteatro romano come emblema della sua bella Teramo? Sì, il teatro romano l'ho scelto appunto perché, per quanto mi riguarda, rappresenta il fallimento della politica di centrodestra, come abbiamo detto prima, e può rappresentare la ripartenza della nuova amministrazione comunale, un modo diverso di operare, un modo diverso di agire, una sicurezza da dare ai cittadini con una partecipazione attiva della cittadinanza. Veramente la partecipazione sarà l'emblema e sarà la differenza rispetto al passato. Siamo davvero in chiusura, la camera sua è quella lì, guardi negli occhi i teramani e faccia il suo appello a un minuto di tempo. Grazie, no, io ai teramani voglio dire, mancano pochi giorni alla conclusione di questa consultazione elettorale. Sono convinto che chi mi conosce sa la mia dedizione, la mia serietà, il mio essere vicino alle istituzioni. Vi chiedo di cambiare le sorti di questa città, di invertire la tendenza, sostenendo questa lista, il candidato sindaco Giovanni Cavallari, perché è un candidato libero da qualsiasi pressione dai partiti o da qualsiasi lobby, perché dal giorno dopo della mia elezione potrò mettere veramente mano a questa amministrazione comunale, riportandola ad essere veramente il comune capoluogo di provincia e rendendolo attrattivo rispetto a tanti altri comuni della nostra provincia. Il mio impegno sarà totale, il mio impegno sarà sotto il profilo della trasparenza, dedizione, e l'impegno sarà veramente massimo per cercare di rilanciare questa città che ha visto veramente negli ultimi dieci anni uno dei momenti più brutti e sicuramente peggiori della nostra comunità. Allora io ringrazio Giovanni Cavallari, candidato a sindaco per Bella Teramo, di essere stato con noi questa sera e di averci, insomma, raccontato qual è la sua idea di città. Grazie mille. Grazie a voi, grazie. Grazie. E ringrazio anche le colleghe che mi hanno accompagnato in questa serata: Ania Cantagalli, City Rumors, Tania Bonici Castelli della nostra redazione teramana di TV6 e poi Patrizia Lombardi per La Città. Grazie a tutti voi. Ringrazio anche chiaramente l'università per averci ospitato e i ragazzi per aver lavorato alle schede che avete visto. Noi ci vediamo domani sera alle 8 puntuali su TV6. Grazie e buona serata.